non siamo ultras della curva B, ma ultras della legalità. Questa sciarpa è il simbolo del Salone della Legalità che si svolgerà dicembre prossimo a Rimini ed è il secondo anno che si tiene un evento unico al mondo. Ce ne parla Letizia Cioffarelli. Una nuova forma di comunicazione istituzionale che avvicina i cittadini alla conoscenza dei problemi e a realtà spesso difficilmente comprensibili. Una definizione quanto mai appropriata a quella del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che lo scorso anno così si era espresso a proposito della prima edizione del Salone della Giustizia. Un'iniziativa che si svolgerà per la seconda volta dal 2 al 5 dicembre prossimi a Rimini, nei padiglioni della Fiera. Intenso il programma di eventi, in cui è prevista la partecipazione di 6 ministri, di numerosi esponenti politici di maggioranza ed opposizione, rappresentanti di magistratura, avvocatura, imprenditori ed altri ordini professionali. L'idea di fondo dell'iniziativa è quella di mostrare attraverso un confronto pacato e sereno tutto quello che in Italia si fa per garantire ai cittadini giustizia e sicurezza. Non mancheranno in tal senso anche esibizioni di mezzi e attività delle forze dell'ordine. Ad inaugurare la manifestazione, aperta gratuitamente al pubblico, soprattutto con tanti eventi per i ragazzi, sarà il Presidente del Senato, Renato Schifani. E noi diamo il benvenuto al senatore Filippo Berselli, che è presidente della Commissione Giustizia del Senato per arrivato senatore, e al senatore Luigi Ligotti della stessa Commissione Giustizia del Senato. Il senatore Berselli è del Partito del Popolo della Libertà, mentre invece è l'Italia dei Valori che è rappresentata dal senatore Ligotti. Benvenuti a entrambi. Allora, è il secondo anno, il primo anno è stato un successo, il secondo lo sarà ancora di più. Lei tra l'altro è il promotore istituzionale dell'iniziativa. Perché un Salone della Giustizia? A cosa serve esattamente? Ma serve, come è stato già detto nella presentazione, per cercare di trovare delle soluzioni condivise. E quando si parla di giustizia si litiga, si urla, e nel nostro Salone si parlerà, ci si confronterà e si troveranno, io mi auguro, delle soluzioni comuni. In quelle quattro giornate, mentre a Roma ci saranno scontri tra maggioranza e opposizione e magari all'interno della stessa maggioranza e all'interno della stessa opposizione, e a Rimini ci troveremo invece a confrontarci sui tanti e importanti temi della giustizia, della legalità e della sicurezza. La legalità la affronteremo con il ministro Gelmini, che nella mattinata del sabato porterà al Salone mille ragazzi. Queste sciarpe che ha lei, che ha il senatore Ligotti, che ho io, questa sciarpa, diciamo, degli ultra della legalità. E il ministro Gelmini è molto impegnato su questo fronte. Poi parleremo di sicurezza interna con il ministro Maroni, sicurezza internazionale con il ministro La Russa, sicurezza dei trasporti, sicurezza terrestre, aerea e marittima con il ministro Matteoli, e infine parleremo di sicurezza dei farmaci e degli ospedali col ministro Fazio. Ovviamente il Salone della Giustizia si concluderà con il ministro Alfano. Questi sono i grandi temi su cui noi ci confronteremo al Salone della Giustizia. Ecco, ed è questo che unisce due partiti che più diversi non possono essere, come il Popolo della Libertà e l'Italia dei Valori, perché in realtà si tratta di un forum in cui appunto si discute pacatamente di un argomento che invece viene discusso in maniera molto più animata, a volte anche animosa, all'interno delle aule preposte. Quali sono i mali della giustizia che possono trovare, grazie a un confronto nel forum che si terrà a Rimini, una possibile soluzione? Quando si parla di giustizia si pensa sempre alle lentezze della giustizia. Perché non si trova una strada per le riforme? Ma innanzitutto questo modo unico di confrontarsi, così come lo scorso anno ci ha offerto gli stimoli, penso che quest'anno ne offrirà di ulteriori, perché noi, stimolati dalla politica, ma senza la zavorra della politica, riusciamo a discutere e riusciamo anche a individuare le soluzioni. Poi quando entriamo nei palazzi della politica abbiamo dei freni. Per esempio, noi siamo d'accordo con il senatore Berselli sull'ufficio per il processo, questa rimodulazione organizzativa degli uffici giudiziari che, diciamo, che è fondamentale. Però spieghiamo in due parole, che cos'è l'ufficio per il processo? L'ufficio è un modello organizzativo modulato attraverso il passaggio necessario dell'informatizzazione.
e quindi rendere più snelle le cancellerie e le segreterie con dei ruoli professionali definiti e con degli assistenti anche al lavoro del giudice che possono con lui coadiuvare a una migliore gestione del processo che rimane comunque sempre il centro dell'attività giudiziaria. Per spiegare che cosa è un processo a un cittadino normale che per fortuna non ha avuto a che fare con le aule della giustizia, ma che sente parlare di difficoltà dei processi e di lentezze dei processi, che cosa avete pensato? Beh, abbiamo realizzato al Salone un'aula per i processi e trasparente, perché la giustizia deve essere trasparente, in cui si altereranno tanti ragazzi ad ascoltare dalla viva voce dei protagonisti come si sviluppa e come si conclude un processo. Lei giustamente ha ricordato la lentezza della giustizia italiana. Ecco, questo è il grande male della nostra giustizia, sia civile che penale. Qualcosa abbiamo fatto, certamente gli steccati ideologici, come è stato ricordato, ci creano molti problemi. Se noi potessimo parlare della lentezza della giustizia troveremmo sicuramente delle soluzioni, senza però questo sbarramento tra maggioranza e opposizione. Parlando a quattro occhi, io e il senatore sì. Ligotti, parlando all'interno della Commissione giustizia, le soluzioni si trovano. Poi un conto è trovarle all'interno della Commissione giustizia e un conto è farle approvare dal Parlamento. E allora qual è la possibile soluzione? Questo forum può diventare propositivo anche da un punto di vista, diciamo, diventare un riferimento per il legislatore? Può diventare un modello diverso di affrontare i temi che interessano i cittadini. La politica serve perché è uno stimolo, però può diventare una zavorra. Il Salone della Giustizia ci libera da alcune schermature ideologiche. Beh, è una bella andare, insomma, magari andasse sempre così, potremmo trovare le soluzioni a molti problemi, non soltanto a quello della giustizia. Le soluzioni le possiamo individuare, le possiamo concordare e poi è un po' più difficile da realizzare. Però già è un bel passo in avanti. Senta, io le volevo ricordare una cosa molto importante che caratterizza questo Salone. Parliamo sempre doverosamente della solidarietà, dell'amicizia, dell'affetto che noi portiamo nei confronti dei nostri militari impegnati nel all'estero. Certo. Bene, la novità, una delle novità di questo Salone è rappresentata dal fatto che l'Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie realizzerà un'asta online benefica, il cui ricavato andrà devoluto integralmente agli orfani dei nostri militari caduti nelle missioni di pace. È una bellissima. Agli orfani attualmente minorenni, e gli assegni verranno intestati agli orfani, le cui mamme dovranno, senza necessità di un'assistenza legale, rivolgersi al giudice tutelare, farsi autorizzare a versare questi importi in un libretto e da questo libretto potranno ricavare quello che riterranno per le loro esigenze previa sempre l'autorizzazione del giudice tutelare. Questo cosa significa? Che questi denari arriveranno direttamente agli orfani senza nessuna trattenuta di qualsiasi genere. Ogni euro che raccoglieremo andrà agli orfani. Quindi nessuna lentezza, una buona notizia. Grazie a entrambi, adesso la parola passa a Michele. Sì, grazie, parliamo di un fatto che